Una buona serata e benvenuti alla seconda edizione del nostro TG6 che, come di consueto, apriamo con i numeri dell'emergenza sanitaria nella nostra regione. Oggi sono numeri che tendono al positivo, sono 150 infatti i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore, sono emersi dall'analisi di 4.067 tamponi molecolari, di conseguenza è risultato positivo il 3,69% dei campioni. Si registra un nuovo azzeramento dei decessi, il bilancio delle vittime dunque resta fermo a 2.447, continuano a scendere i ricoveri, altra buona notizia, che passano dai 279 di ieri ai 270 di oggi. Tanti guariti delle ultime ore sono ben 562. I nuovi positivi hanno età compresa tra 7 mesi e 95 anni. Quelli con meno di 19 anni sono 39, di cui 13 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Pescara, 16 in provincia di Chieti e 9 in provincia di Teramo. Gli attualmente positivi sono 7.259, meno 412 rispetto a ieri. 246 pazienti, meno 8, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 24 meno 1 con 0 nuovi ricoveri sono in terapia intensiva, mentre gli altri 6.989 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. I guariti sono 63.093 in tutto, dei 72.799 casi complessivamente accertati in Abruzzo, 18.230 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 18.884 in provincia di Chieti, 17.944 in provincia di Pescara, 16.993 in provincia di Teramo, 562 fuori regione e 186 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. E prosegue parallelamente la campagna di vaccinazione nella nostra regione che va di pari passo con il calo dei positivi. La regione punta a far aumentare il numero di inoculazioni giornaliere, come dice l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì. Assessore, siamo a metà maggio, insomma, situazione tranquilla nella nostra regione, si continua a lavorare, si continuano a vaccinare i cittadini abruzzesi, è partita anche la prenotazione per gli over 50. Sì, continua la nostra campagna vaccinale così come stabilito da parte del generale Figliuolo, da parte dei ministeri. Siamo attenti a rispettare quelle che sono le medie nazionali, ma soprattutto a portare vaccino in prossimità dei nostri cittadini. Stiamo completando tutte le fasi della prima, diciamo, dose da dover somministrare. Abbiamo già vaccinato una grossa percentuale dei nostri residenti della nostra regione e quindi una campagna vaccinale attenta, ma soprattutto la possibilità di vaccinare le attività produttive. Noi sappiamo che la nostra regione si basa molto sul turismo, quindi dare la possibilità a tutti gli operatori di essere vaccinati e ribadisco, il mese di giugno sarà il mese in cui ci sarà questa piena campagna vaccinale. La cabina di regia sta lavorando per questo. Ieri ho partecipato al tavolo della Commissione Salute dove sono stati rivisti i parametri per il famoso indice. Saranno valutati proprio in base diciamo, alla possibilità che ogni regione ha di occupare i posti letto di terapia intensiva e quindi una nuova riparametrazione che non si baserà solo sul colore, ma si baserà prevalentemente nella forma alta, media e bassa, in base proprio al numero dei contagi, ma soprattutto a questa occupazione dei posti letto. Cambiamo argomento adesso, vasta operazione dei carabinieri del NAS in tutta Italia che hanno controllato decine di residenze per anziani, tra cui 23 in Abruzzo, molte le irregolarità riscontrate. Tra queste il caso di una RSA nel Chietino dove quattro anziani non avevano ancora ricevuto il vaccino. Giuseppe Dintino. Quattro anziani di una RSA di Monte Odorisio in provincia di Chieti non erano ancora stati vaccinati. La ASL ha provveduto all'inoculazione della prima dose solo dopo l'intervento dei militari del NAS di Pescara.
L'operazione dei carabinieri rientra in una più vasta a livello nazionale, che nelle residenze per anziani ha portato alla rilevazione di 63 violazioni per inosservanza delle misure di contenimento della diffusione del Covid, dalle mancate sanificazioni al non utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Inoltre 87 operatori sono risultati privi di copertura vaccinale, benché questa sia obbligatoria per il personale sanitario da aprile scorso. E quanto scoperto in 42 strutture sociosanitarie in diverse province italiane, dove alcuni tra infermieri, fisioterapisti, operatori socioassistenziali e restante personale a contatto diretto con gli anziani non erano ancora immunizzati. In alcune strutture sono state riscontrate anche situazioni di abbandono dei degenti, sovraffollamento rispetto ai posti disponibili e personale non abilitato alla professione. 72 confezioni di farmaci scaduti o non idonei sono state sequestrate e a causa dell'abusivismo di gravi criticità 6 strutture sono state chiuse o oggetto di sospensione per un valore economico stimato di oltre 4 milioni di euro. Gli anziani sono stati riaccompagnati dai propri familiari o trasferiti in altre strutture. In Abruzzo sono state 23 le RSA ispezionate, in 17 sono state riscontrate irregolarità, in 7 di queste il personale non era tutto vaccinato. I legali responsabili dell'RSA di Casalbordino, Monteodorisio e Città Sant'Angelo sono stati denunciati per le gravi carenze igienico-strutturali e organizzative che vanno dalle infiltrazioni di acqua piovana al distacco dell'intonaco nelle camere nei bagni. I pubblici ministeri hanno disposto il sequestro dei cellulari del direttore generale della ASL di Pescara, Vincenzo Ciamponi. L'inchiesta è quella sul presunto appalto truccato da 11 milioni per la gestione di residenze per disabili psichiatrici affidato alla cooperativa La Rondine di Lanciano. Secondo gli investigatori, Ciamponi avrebbe ricevuto 8.000 euro da Trotta e per conto di Mattucci. Sequestrati i cellulari del direttore generale della ASL di Pescara, Vincenzo Ciamponi. A più di un mese dall'arresto di Sabatino Trotta, Domenico Mattucci e Luigia Dolce, i PM Luca Sciarretta e Anna Benigni vogliono far luce sul ruolo del numero uno dell'azienda sanitaria nell'inchiesta per l'appalto da 11 milioni di euro affidato alla cooperativa La Rondine di Lanciano. Le confessioni di Mattucci e Dolce, rispettivamente ex presidente ed ex coordinatrice della cooperativa, combaciano. I due hanno riferito che Trotta e Ciamponi avrebbero parlato dell'accordo corruttivo anche tramite WhatsApp e ora dalla procura emergono ulteriori dettagli sulla presunta corruzione di Ciamponi, tra cui l'ammontare della cifra consegnata, 8.000 euro che Mattucci avrebbe consegnato a Trotta, il quale a sua volta avrebbe dato a Ciamponi per acquistare una Fiat 500. Lo scambio di denaro sarebbe avvenuto il 26 marzo, 24 giorni dopo la firma del contratto per la gestione di servizi extra ospedalieri. Ciamponi ha acquistato l'automobile da un concessionario di Spoltore con un assegno da lui firmato da 2.400 euro. Secondo gli investigatori però il direttore generale e il venditore si sarebbero accordati per un importo superiore. Il 7 aprile è il giorno degli arresti. Quella stessa notte Trotta, direttore del Dipartimento di Salute Mentale ed esponente di Fratelli d'Italia, si è suicidato nel carcere di Vasto. Quando però Trotta era ancora vivo dietro le sbarre, Ciamponi sarebbe tornato dal concessionario chiedendo la fattura dell'acquisto. Mi chiese se sapevo cosa fosse successo, ha detto il venditore alla Guardia di Finanza raccontando l'incontro con il direttore della ASL. Capire con quanti e quali soldi l'auto è stata acquistata è quindi di primaria importanza per far luce sulla vicenda che sta facendo tremare la sanità e la politica abruzzese. Trotta non può più rispondere alle domande dei PM, ma dal Trojan e dalla perizia informatica sul suo smartphone starebbero emergendo ulteriori dettagli sulla trattativa. Saranno ora i cellulari di Ciamponi a dover confermare o smentire le confessioni di Mattucci e Dolce, i quali sono attualmente agli arresti domiciliari. L'ASL non si era espressa sull'inchiesta fino a quando Mattucci in procura nominò Ciamponi. A quel punto il direttore generale dirama un comunicato col quale negava ogni suo coinvolgimento e rivendicava la legittimità dell'appalto, appalto annullato dalla stessa ASL per grave illecito professionale 4 giorni dopo quel primo comunicato. Le istituzioni di Teramo rendono onore agli infermieri nella giornata internazionale a loro dedicata. Il comune intitola un'area del parco fluviale a Florence Nightingale, la madre dell'assistenza infermieristica, mentre l'ASL di Teramo lancia 5 nuovi progetti destinati ad esaltare la figura dell'infermiere durante questa pandemia. Tania Bonnici, K24.
Castelli. Giornata internazionale dell'infermiere, celebrata con grande emozione a Teramo da parte delle istituzioni. Il Comune ha intitolato un'area del parco fluviale a Florence Nightingale, considerata la madre dell'assistenza infermieristica, mentre l'ASL di Teramo ha organizzato un convegno su nuovi progetti di buone pratiche da destinare proprio agli infermieri durante la pandemia da Covid-19. Infermieri eroi, definiti sempre più eroi in questa emergenza pandemica, però più che eroi noi siamo professionisti e come tale pretendiamo di essere trattati da tutte le istituzioni. È un'iniziativa bellissima, questa appoggiata dal Comune dopo nostra richiesta di intitolare una parte della nostra città appunto alla figura infermieristica, questo parco appunto che è un simbolo di rinascita. Il compito anche della Chiesa che è presente sul territorio, penso alle parrocchie, ai gruppi ecclesiali, di ritrovare insieme motivazioni, perché credo che in questo momento dobbiamo dare fiducia a tutti, cioè ti voglio bene nonostante la tua condizione psicofisica, perché c'è sempre questa idea che noi siamo importanti se c'è la guarigione, ma la cura è il tema anche di questo anno, di questa giornata internazionale, molto bello, perché voler bene a tutti significa che non c'è distinzione, qualunque sia la nostra condizione psicofisica, per cui dobbiamo davvero ringraziare i signori. Un grazie enorme da parte di tutta la nostra comunità, perché ci hanno protetto, tante volte rinunciando a proteggere se stessi e le loro famiglie, e questo è un grandissimo, straordinario messaggio d'amore rispetto al quale noi non potevamo far altro che riconoscerlo e ringraziarli per quello che hanno fatto. In che cosa consistono questi progetti? Sono progetti di varia natura, uno sul benessere degli operatori, un altro sul sistema vascolare, perché loro inizieranno, come possiamo dire, a prendersi cura del paziente cronico sul territorio, di come vengono iniettate le attività vascolari, ecco, sui pazienti, e sono altri tre progetti, che uno sull'ospedale, integrazione ospedale territorio, tutti progetti finalizzati appunto a rendere importante il ruolo della figura, come dicevo prima, perché per noi è fondamentale nel prossimo futuro che l'infermiera non solo opera in ospedale ma anche sul territorio, dove diventerà sempre più presente l'assistenza sanitaria, perché non è che tutti devono andare in ospedale, l'ospedale deve essere l'ultima ratio, noi dobbiamo assistere il paziente sul territorio e in questo ambito la figura dell'infermiera ne è il perno. In occasione della giornata internazionale dell'infermiere si è tenuta a Pescara l'intitolazione della rotonda di via Rigopiano, via Paolini, proprio a Florence Nightingale, fondatrice dell'assistenza infermieristica moderna. Paolo Renzetti. Quella di oggi è una giornata importante e particolare per tutti gli infermieri del mondo, ma soprattutto per il personale infermieristico che ha operato all'ospedale di Pescara. C'è l'inaugurazione di questa rotonda e è un significato particolare in un anno particolare in cui il vostro lavoro è stato preziosissimo. Sì, sicuramente, credo che gli infermieri hanno fatto la differenza, ma soprattutto le competenze messe in campo hanno fatto la differenza. Abbiamo visto nella pandemia quali sono state le competenze che ci venivano richieste, infermieri esperti in area critica, esperti nella gestione dei pazienti critici, e devo dire che questo non è mancato, anzi c'è stata, devo dire, una massima dedizione, massima disponibilità, rientro dai turni, quindi senza il riposo, lasciando i propri cari, veramente mettendosi al servizio di quello che erano i bisogni dei cittadini. Ci dispiace anche molto per chi non ce l'ha fatta, perché purtroppo i numeri ci sono stati e siamo stati presi veramente alla sprovvista, sia in termini di numeri di pazienti e sia in termini di complessità dell'assistenza che loro richiedevano. Se stiamo uscendo fuori e finalmente anche con la campagna vaccinale, dove si stanno prodigando anche gli infermieri per assicurare e praticare le dosi, e grazie a loro. Noi siamo sempre al fianco di queste persone, è un lavoro, come ben hai detto, che non ha mai termine, perché il lavoro dell'infermiere non è solo oggi in questa ricorrenza, ma è sempre, quindi dobbiamo sempre ricordarcelo questo, il loro lavoro. E infatti non a caso la rotonda è stata così devoluta a loro, perché tutti possiamo ricordarci di quello che fanno per noi. Era giusto che io fossi qui
che io li ringraziassi pubblicamente, dicendo anche che questo monumento che noi mettiamo qui all'ingresso dell'ospedale Covid è un monumento che serve per ricordare ogni giorno che ci sono persone che si impegnano, si sacrificano per il bene degli altri e soprattutto per le persone che soffrono, per le persone deboli, per le persone che hanno bisogno non soltanto di una parola di conforto ma anche un aiuto concreto. La Tricesta Onlus, da sempre attiva nel campo solidale, ha acquistato e donato al reparto di oncologia medica dell'ospedale civile di Pescara un nuovo ecografo che servirà inoltre ad abbassare i tempi di diagnosi delle patologie. La consegna è avvenuta in occasione della giornata internazionale dell'infermiera. Stefano Recanati. Se il Covid ha attirato su di sé tutte le attenzioni dei media internazionali, purtroppo non si può restare indifferenti davanti al fatto che nel mondo si continua a fare i conti con tantissime altre patologie, le quali proprio a causa della pandemia sono state diagnosticate in ritardo. Anche per questo, la Tricesta Onlus, come accade dal 2004, continua a promuovere progetti a sostegno dei servizi assistenziali ospedalieri ed ha donato, con il contributo dell'associazione IORAM, un nuovo ecografo dedicato a Maria Stella Cipollone al reparto di oncologia del Santo Spirito di Pescara, che abbasserà i tempi di attesa per visite ai pazienti. È importante come macchinario ed era utile, necessario, soprattutto anche per agevolare il paziente stesso nella diagnosi, come è stato anche prima illustrato. Ancora di più ci fa piacere poter vedere quanto anche gli operatori stessi ci tengano a migliorare e ad agevolare l'assistenza dei pazienti. E questa, l'umanizzazione all'interno degli ospedali, è una delle nostre prerogative più importanti. Noi ci siamo sempre, è chiaro che è calata tanto la raccolta fondi, ci auguriamo che al più presto comunque si possa ritornare a una vita serenamente e tranquillamente vivibile. Questo in effetti è uno dei dispositivi più utili, più pratici, che serve proprio sia alla quotidianità dei nostri pazienti, ad abbattere i tempi di attesa per il posizionamento di accessi venosi centrali e anche nella diagnosi precoce, quindi sicuramente ce l'abbiamo noi, cioè non dobbiamo chiedere ad altri di fare un'ecografia o di posizionare un accesso venoso, per cui invece di una settimana si fa dopo 2 ore. L'aiuto di queste associazioni e soprattutto il trovarsi d'accordo nel contribuire per il bene di questi pazienti è fondamentale, altrimenti non sempre si riesce ad avere da parte delle istituzioni, insomma, tutto quello che di cui si ha bisogno. La donazione dell'ecografo è avvenuta in occasione della giornata internazionale degli infermieri, il quale impegno è stato riconosciuto tramite la consegna di una targa di ringraziamento per il loro lavoro ed impegno quotidiano. Oggi riceviamo una targa perché è la giornata mondiale, è riduttivo pensare all'infermiere solo per il Covid o per una maxi emergenza, il terremoto dell'Aquila si parla solo delle maxi emergenze, la nostra figura è sempre esistita, sempre ci sarà, in continua evoluzione, e abbiamo dimostrato in questa emergenza che siamo riusciti a crescere e ci siamo adeguati a quella che è stata una pandemia mondiale, non facendo mai un passo indietro. Cambiamo argomento adesso. Dopo 6 anni a Francavilla al Mare torna la bandiera blu, un punto di partenza di rilievo per un'estate con il Pienone. Dopo 6 anni torna la bandiera blu a Francavilla al Mare, una bella notizia, la stagione balneare sta ripartendo, Sindaco, e si riparte a Francavilla con questa notizia davvero importante. Sì, si riparte veramente alla grande. Dal 2015 che mancava la bandiera blu dal comune di Francavilla al Mare, con grande soddisfazione quest'anno, il 2021, è appunto l'anno di nuovo della bandiera blu del nostro mare. Ricordo che bandiera blu significa tante cose, significa piste ciclabili migliorate e implementate, significa raccolta differenziata al 72%, significa percorsi in tema ambientale, quindi significa in generale la crescita della città, e quindi il ringraziamento per questo importante riconoscimento che la bandiera blu va anche a tutti i cittadini, gli operatori turistici, a tutti coloro che si sono impegnati affinché bandiera blu tornasse a sventolare nel cielo di Francavilla. Mi viene da pensare che se l'anno scorso è stata un
un'estate a Francavilla al Mare, delle migliori che si ricordino negli ultimi anni, quest'anno con la nostra bandiera blu sarà ancora più bella, ancora più vissuta, e quindi ora non resta che levare questo assurdo coprifuoco che ci impone il governo. Vorrei ricordare che ad oggi siamo appena 12 positivi, che non ci sono praticamente più casi di Covid, che è quasi completamente scomparso. Questo non significa facciamo un libera tutti, come vedete abbiamo le mascherine, il distanziamento, l'igienizzazione, questo sempre, però ora fateci vivere la nostra estate. Adesso apriamo la pagina di sport, partiamo dal Pescara perché ieri il presidente Sebastiani ha pubblicato una lettera sul sito ufficiale della società. L'obiettivo è rivolto all'imminente futuro, tutto da scrivere, budget, direttore sportivo e allenatore sono i primi passaggi. Intanto i tifosi hanno lanciato una petizione per riportare a Pescara Zeman. Andrea Costantini. La conferenza stampa attesa non c'è stata o non c'è ancora stata, ma ieri il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha rotto il parziale silenzio delle ultime settimane con la lettera pubblicata sul sito, nella quale si è scusato per gli errori commessi che hanno portato alla retrocessione ed ha espresso la voglia di voltare pagina, intraprendere un nuovo percorso per allestire una squadra competitiva che possa lottare per la risalita in Serie B. Questo dunque è il momento delle riflessioni in attesa di scelte subito decisive. Il primo pensiero va al personale, ma in realtà il presidente Sebastiani in queste settimane dovrà lavorare anche per capire il budget per la prossima stagione. C'è il paracadute per ammortizzare il passaggio dalla Serie B alla Serie C, che sfiora i 2 milioni di euro. Ci sono strumenti utilizzabili nella terza serie, come il minutaggio degli under, una strada sì percorribile, ma che condiziona tanto le scelte dell'allenatore. Una soluzione che, portata avanti nella stagione con costanza, può portare nelle casse sociali cifre che si aggirano sul mezzo milione di euro. Una boccata d'ossigeno per club che puntano sui giovani e che spendono poco, ma che possono essere di minore utilità per società che puntano a vincere un campionato e per farlo approntano budget considerevoli. Ci sono ancora incognite sui ricavi da botteghino. Sebastiani continua a muoversi anche per trovare partner che lo possano affiancare in società. È forte il legame con il presidente del Pineto Silvio Brocco, ma è da valutare se e come coinvolgerlo e se c'è la volontà del patron pinetese di vagliare questa ipotesi. Passando poi alla direzione sportiva, è estremamente probabile l'avvento di una nuova figura, in bilico la permanenza di Giorgio Repetto nell'organigramma del Pescara, nel quale Antonio Bocchetti potrebbe restare ma con altro ruolo, magari più legato al settore giovanile. Negli ultimi giorni circolano svariati nomi, un tris di direttori accostati al Pescara sono gli stessi che vengono accostati ad altri club blasonati di Serie C o Serie B: il pugliese Domenico Fracchiolla, attuale DS del Lecco, il maremmano Luca Matteassi, attuale DS del Modena, e il salentino Stefano Trinchera, DS del Cosenza. Tutti e tre, oltre che al Pescara, sono affiancati al Bari, che ha un playoff da giocare ma pensa già alla prossima stagione. Trinchera, dato peraltro vicinissimo alla Cremonese. E poi altri nomi, tra questi quelli pescaresi di Armando Ortoli e Fabio Lupo, i quali hanno peraltro lavorato insieme a Venezia fino allo scorso agosto. Di certo c'è la volontà di tornare a potenziare l'area scouting. La scorsa settimana sul portale Calcio a 5 Live lo scoutman del futsal Fabrizio Correra ha annunciato la nuova collaborazione con la Pescara Calcio. Sarà una prova molto stimolante, voglio capire se per il calcio a 11 ho lo stesso intuito che ho per il futsal, ha detto lo stesso Correra. Fatta la scelta del DS, poi si passerà a quella dell'allenatore. Sembrano in ribasso le quotazioni di Gianluca Grassadonia, che è molto legato ad Antonio Bocchetti. Alcuni tifosi del Delfino hanno già la loro opzione, Zdenek Zeman, che proprio oggi compie 74 anni. Auguri. A favore del Boemo è stata lanciata una petizione su change.org. Peraltro, giorni fa, il sito partenopeo areanapoli.it aveva riportato indiscrezioni che vogliono Zeman sulla panchina del Pescara nel prossimo anno. Qualora si verificasse questa ipotesi, sarebbe la terza parentesi biancazzurra del Boemo. Sul fronte mercato calciatori, oggi incontro tra il presidente Daniele Sebastiani e l'agente Mario Giuffredi, che ha diversi assistiti ancora sotto contratto col Delfino, i vari Memusciai, Scognamiglio, Busellato e Valdifiori, mentre il portiere Vincenzo Fiorillo dopo 7 stagioni potrebbe lasciare Pescara e trasferirsi al Verona. E termina oggi ufficialmente la stagione del Teramo, ultimo allenamento, poi il rompete le righe per la truppa biancorossa, anche se ci sono le questioni rinnovi a tenere banco, come ad esempio quello di Alberto Tentardini, che ammette di non conoscere ancora il proprio futuro.
Sicuramente quest'anno c'è molto più rammarico rispetto all'anno scorso, anche perché l'anno scorso sono successe un po' di vicende tra cambio di allenatore, Covid, tutto. C'è stata una combinazione di fattori, poi andare a Catanzaro. Diciamo che quest'anno era alla nostra portata sia il primo passaggio, ma comunque anche le altre partite, perché andando a vedere il calendario dei playoff, noi con quelle squadre abbiamo sempre fatto la partita, in molte occasioni abbiamo sempre fatto il risultato, quindi direi che quest'anno è molto, il rammarico è molto maggiore rispetto all'anno scorso sicuramente. Una domanda che nemmeno io posso darti una risposta, perché non lo so, non si sa assolutamente nulla. Ritengo che sia anche un po' presto, perché comunque siamo al 12 di maggio, ci sono ancora tutti i playoff in corso, abbiamo finito prestissimo, quindi penso che questo discorso si possa fare magari tra un paio di settimane, se non tre, quindi non ti saprei rispondere a questa domanda. Non mi espongo molto, anche perché non ho neanche rassicurazioni da nessuna parte, quindi non saprei neanche rispondere, come ho detto prima. I saluti, no, i soliti saluti di fine anno, con ovviamente uscendo alla prima dei playoff, come abbiamo detto prima, il rammarico è molto, molto forte. Il presidente ha fatto un bel discorso. Comunque ha fatto un riassunto abbastanza positivo dell'annata. L'unica cosa è che anche quest'anno purtroppo ai playoff siamo usciti subito e basta. Rimane molto, c'è molto rammarico, come ho detto prima, perché quest'anno secondo me avevamo ottime possibilità di andare avanti, purtroppo evidentemente non siamo stati all'altezza della situazione. Qualcosina sì è arrivata. L'unica cosa è che, come sapete bene, nel calcio magari ti dico una cosa e già il giorno dopo è già completamente diversa. Quindi da questo punto di vista qualche sollecitazione sicuramente c'è stata. Poi di concreto nulla, anche perché è abbastanza, come detto prima, abbastanza presto per avere qualcosa di concreto sia qui a Teramo che anche da altre parti, quindi è un po' strana la situazione, no, strana, alla fine è la vita del calciatore, che quando si ha scadenza puoi trovare squadra dopo una settimana, come puoi trovare l'ultimo giorno di mercato. E anche finché non c'è qualcosa di concreto tra le mani, non sai mai se può andare in porto o meno la cosa. In Serie D oggi erano previsti 5 recuperi, in 2 erano impegnati squadre abruzzesi. La Vastese cade 1-2 in casa contro il Castelfidardo, il Notaresco invece risorge e batte 2-1 con lo stesso punteggio il Montegiorgio tra le mura amiche. Cominciamo dalla sfida dell'Aragona di Roberta Di Sante e poi il servizio di Notaresco Montegiorgio. Dopo la vittoria nel derby contro il Notaresco, la Vastese, che per i fatti del post-gara è stata sanzionata dalla Lega con una multa di 2.500 euro e la squalifica dell'Aragona per una giornata, ospita il Castelfidardo degli ex Mataloni, Corcione e Giampaolo, tutti in campo dal primo minuto nel 4-3-3 di Maurizio Lauro. L'Adderio conferma in toto il 4-4-2 che ha battuto il Notaresco, lasciando fuori dall'11 iniziale Martinez e Diarra, sostituiti in campo da Martiniello e Monza. Primi minuti di gara congeniali agli ospiti, che già al terzo sfiorano il vantaggio con l'ex Giampaolo, che servito in velocità prova a superare Di Rienzo con un tocco morbido, ma l'estremo aragonese si supera intercettando con la mano. La reazione vastese stenta ad arrivare e 4 minuti più tardi la pressione fidardense si concretizza al 7° sugli sviluppi del primo calcio d'angolo della contesa. Nel mucchio è sfortunato Altobelli, che nel tentativo di spazzare inganna il proprio portiere per l'1-0 ospite. I locali provano ad organizzare la manovra e al 19°
trovano un buon calcio di punizione dal limite che Obodo di Potenza spedisce di poco al lato. Crescono i locali che hanno una grandissima occasione per pareggiare i conti al 27esimo. Punizione di Obodo e colpo di testa di Di Prisco che spalle alla porta c'entra in pieno il palo. Ma nel finale di frazione è ancora il Castelfidardo ad avere le due occasioni migliori. Al 40esimo Mataloni in diagonale impegna Di Prisco che para in due tempi e due minuti più tardi in ripartenza il Castelfidardo con una gran conclusione di Giampaolo da fuori pareggia il computo dei pali. Nel secondo tempo corre ai ripari mister D'Adderio che inserisce forze fresche in avvio fuori le noci e Monza dentro Francese e Diarra, ma è ancora il Castelfidardo a fare la voce grossa. Dopo appena tre giri di lancette Giampaolo si incunea in area e viene messo giù da Di Rienzo. Calcio di rigore per i marchigiani dal dischetto, ma lo stesso Giampaolo che si fa incantare dall'estremo aragonese, ma Di Rienzo nulla può sul secondo tentativo che trova la deviazione vincente di Ngiambè che vale il 2-0 ospite. La reazione della Vastese passa dai piedi del neoentrato Francese che in due minuti si vede prima annullare una rete per posizione di offside all'ottavo e poi al decimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo di testa colpisce in pieno il legno trasversale per la disperazione dei sostenitori aragonesi. I locali ci provano anche su punizione al 21esimo con Obodo, ma la conclusione termina alta. Cambia ancora mister D'Adderio al 25esimo richiamando a sé Diallo e uno spento Mamona per gettare nella mischia a Solimeno e Bernardi, ma è ancora Francese entrato benissimo in partita a fare la differenza per i locali. Al 21esimo il numero 20 entra in area e viene spinto alle spalle da Puca. L'arbitro Totaro di Lecce indica il dischetto e assegna il secondo rigore di giornata. Dagli 11 metri Martiniello angola bene, David intuisce ma non ci arriva. Gara riaperta per la Vastese che accorcia le distanze portandosi sul 2-1. Doccia gelata per i fidardensi che pochi minuti dopo al 34 rimangono in 10. In Giambè, dopo essersi liberato di due avversari, entra in area e va a terra. Simulazione secondo il direttore di gara del centravanti che già ammonito rimedia il secondo giallo e finisce anzitempo sotto la doccia. Nel finale forcing Vastese al 47esimo Solimeno dalla sinistra con un tiro cross per poco non riesce a sorprendere David, ma è troppo poco per una Vastese che ha di fatto regalato un tempo agli avversari. Gli aragonesi si fermano così dopo due vittorie consecutive e restano a quota 35, a soli due punti sopra la zona calda della graduatoria. Graduatoria che invece sorride al Castelfidardo, che aggancia il Castelnuovo quarto a 42 punti e ora sogna i play-off. A distanza di quasi un mese, l'ultima il 14 aprile contro il Castelnuovo, il Notaresco torna a vincere e si riporta tre lunghezze dalla capolista Campobasso. Considerando anche la sospensione di due settimane del campionato, la squadra del presidente Di Giovanni archivia nel migliore dei modi una settimana che ha visto le due sconfitte contro Pineto e Vastese, oltre all'increscioso episodio nel post-gara di Vasto che ha visto coinvolto suo malgrado il tecnico Massimo Epifani, per l'occasione sostituito in panchina dal vice Falasca. Diversi i cambi operati rispetto allo schieramento base, dal primo minuto si rivedono Ghiani, Dos Santos, Massarotti, Mancini e Paganin, panchina per Frulla, Olcese e Palumbo, senza contare le assenze di Colombatti, Bianciardi, Marcelli e Banegas, ai quali si è aggiunta quella di Blando. Dall'altra parte auto lo squalificato Perini, mister Mengo deve fare a meno anche di Cuccù e del portiere Gagliardini. Dopo appena otto giri di lancette, doppia occasione per i rossoblù, sulla spizzata di Speranza però prima Dos Santos e poi Mancini non riescono da pochi passi a trafiggere zizzania. Il Montegiorgio si conferma squadra ostica e con una buona organizzazione di gioco. Al 23esimo è Pampano dalla distanza a scheggiare la parte alta della traversa. Al 32esimo invece è costretto al primo cambio il Notaresco, alza bandiera bianca a Capitan Speranza, in campo Montuori. Al 34esimo sugli sviluppi di angolo è Paganin ad impensierire l'estremo ospite. Prima del riposo però sono i marchigiani a sfiorare la marcatura in due circostanze. Al 37esimo con Misin dal limite e dal 39esimo al termine di un'azione manovrata con Zancocchia. Con le immagini di Giancarlo Rapagnà passiamo alla ripresa, che per i primi minuti vede il Montegiorgio esprimersi al meglio. Nello spazio di due minuti infatti è l'11 di Mengo a creare un doppio pericolo. Al sesto è attento Sciba sul fendente di Pampano, 120 secondi più tardi lo stesso numero 7 sulla sinistra crea scompiglio e sul suo tiro è Lupole a non arrivare ad un soffio sul secondo palo, palla gol clamorosa.
Pian piano però i rossoblù di casa tornano a spingere, dal 21esimo passano, tutto nasce da un'azione d'angolo, la parabola di Acquadro trova pronto Montuori che beffa Zizzania con un tocco morbido e perfetto al tempo stesso. Grande gioia per il difensore centrale al suo primo centro stagionale. Sulle ali dell'entusiasmo il notaresco cresce di intensità e dal 30esimo trova anche il raddoppio. Il neoentrato Frulla recupera un pallone in pressing e lo cede a Dos Santos che fa qualche metro e scaglia una saetta che si infila alla destra del portiere marchigiano. 2-0, settimo gol in campionato per l'attaccante brasiliano. Passata la mezz'ora è ancora il bomber Carioca a sfiorare la marcatura sul cross di Ghiani, palla alta di poco dopo un'uscita non impeccabile del numero 1 ospite. Al 38esimo invece, subito dopo essere uscito dal campo, Lupoli si vede mostrare il rosso dal direttore di gara dopo un battibecco con la panchina di casa. Montegiorgio che non molla comunque fino alla fine e dal 48esimo infatti accorcia le distanze per merito del neoentrato Santoro che da pochi passi beffa Sciba. È l'ultima emozione del match con il notaresco che festeggia la 16esima vittoria stagionale ed inizia già a pensare alla sfida di domenica contro il Cinzia Albalonga, sempre al Savini. E questo era il nostro ultimo servizio, vi ricordo che i contributi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it. Prima di chiudere vi ricordo l'appuntamento di questa sera con Pallavolea alle ore 21.30, conduce in studio Sergio Zappalorto, prossimo appuntamento con la nostra informazione alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.